Le poesie che Fabio Franzin ci presenta sono tratte dal suo ultimo libro, La fabbrica abbandonata, in uscita quest'anno per i tipi di Arcipelago Ithaca. Franzin è uno dei maggiori autori dialettali del panorama della poesia contemporanea e al tempo stesso forse il poeta che più di ogni altro tratta con passione e continuità un tema che sia la politica, penso ovviamente alla sinistra, sia la società civile sembrano aver ormai abbandonato con una sorta di pacata rassegnazione alle dinamiche del mercato, che da svariati decenni veste i panni di padrone invisibile. Mi riferisco al tema del lavoro e in particolare alla condizione operaia che Franzin, con sguardo talvolta spietato e talvolta pervaso di empatia e tenerezza verso i colleghi e compagni, indaga a fondo dall'interno. Come nota lo stesso autore introducendo il proprio lavoro, il libro si collega ai precedenti volumi Fabbrica, uscito per Atelier nel 2009, e Coeman Munke, Le voci della luna 2011. Come terzo capitolo di un poema operaio che è testimonianza della grande crisi del terzo millennio, segnata dai progressi della robotica che portano sempre più le macchine a soppiantare le persone e dalla tendenza alla delocalizzazione in luoghi dove si può usufruire di manodopera a basso costo, nonché inasprita dall'avvento della pandemia da Covid che ha moltiplicato la chiusura degli stabilimenti. Protagonista di questi versi, scritti nel dialetto veneto trevigiano dell'Opitergino Mottense, è la fabbrica stessa, edificio che si impone principalmente nella sua fatiscenza, grazie a un'insistenza sui dettagli della sua materialità corporeità in disfacimento, che da un lato è emblema di rovina politica, sociale, umana. La perdita del posto e dell'etica stessa del lavoro, l'infrangersi del sogno produttivo del Nord-Est, e dall'altro esercita una fascinazione quasi totemica. Viene da pensare al brano Youngstown di Bruce Springsteen e ai fumaioli che si stendono come le braccia di Dio in un bel cielo di fuliggine e argilla. La fabbrica è spazio di giochi di infanzia ed esplorazioni adolescenti per l'autore e poi, nella circolarità della storia, per i suoi figli. Entità violenta che mutila e talvolta uccide, ma unica e crudele speranza per coloro che dalle mani attingono il proprio essere umani, la propria identità e dignità. Le due poesie scelte per questa lettura si concentrano in particolare su questo smarrimento derivante dall'inattività o dall'ansia di perdere il lavoro, con un ricorso a metafore religiose, sarcastiche e al contempo toccanti, e un riferimento ai chiodi che non può non far pensare all'ascito di Diruscio, anche se l'autore non lo cita esplicitamente, mentre come sua abitudine chiama in causa altri poeti amati e affini in un ideale dialogo, quali Milo De Angelis, Franco Fortini, Franco Loi e in questi versi in particolare Pierpaolo Pasolini. Da A Fabbrica Ribandonada, La Fabbrica Abbandonata, Arcipelago Ithaca 2021. Come Cristo da Capanon. Così star qua, coe man inciolade a niente, come un Cristo da Capanon del Calvario di Acrisi. Perché ch'io, che se vea mai pensà de farci a su coi toi de scarto, la socrose, coi era ancora tempo. Pare ciasia, teore de straordinario, fata de misura, pudarla là, contro il muro, drio il corridoio scuro, che manca parfin a voglia de trarla su, de trasse su, da sto divano cassa. Ciappari man i ciodi, e il martel a corona d'eroe. Miracoli. Questo testo porta in esergo un verso in dialetto di Pasolini. Venirà il vero Cristo, operaio. E venirà, sì, vero davvero, ma e sarà già massa tardi. Sora i busi dei ciodi, guanti e scarpe col puntal de ferro. Sora qui de eroe un casco de plastica zaia. A scondere sbrego verte del costato, una felpa blè, un marchio. Non lo riconoscerà nessun. E nessun pi lo spetea, romai, drento ste quattro mura grise, fra ste macchine che soffia.
io metterò la a partocchi. Otto diese di de contratto. Dopo un fia se che spiega che prediche e va è pure a farle da un'altra banda, che non ven tempo da perdere. Miracoli? Sì. Sarà già tanto che ne tignesse fino a Natale.